Ritorniamo in diretta dopo questa rappresentazione musicale di un vecchio brano di Dire Straits. Con Stazione 41 vi ricordo che oltre sullo streaming di Stazione 41, quindi sull'app e chiaramente sullo streaming di Stazione 41, potete seguirci in diretta anche su Facebook. Ancora musica da Antonio del Sordo Quarter. Antonio del Sordo Quartet, esibito alla cena degli artisti. Andrea, ti stai divertendo? Si sta divertendo il popolo? C'è molta gente. Il popolo è nutrito proprio. Molta gente che sta applaudendo. È vero pieno.
Eccolo che ci stanno dimostrando anche di apprezzare col fragoroso applauso che hanno appena fatto, insomma, l'esibizione. Beh, direi che Antonio Del Sordo è già noto a livello nazionale come grande jazzista, come batterista, quindi è ascoltato, è seguito. Ovviamente quindi è applaudito anche dal popolo qui presente alla cena degli artisti al ristorante Primo Piatto di Civitanova Marche. Adesso abbiamo Wando che è l'organizzatore, Wando è il frontman dell'Orchestrosca. Abbiamo ascoltato anche noi in radio. Più volte poi in radio. Vediamo chi ci sarà la prossima. Stati già presentati Lando e Dino. Chi è che non conosce Lando e Dino, Max? Ormai sono da Pignano, sono arrivati un po' dappertutto. Volevamo portarcelo al microfono subito, ma credo che ci abbia anticipato. Dopo Lando, dopo. Come vuoi. Wando che presenta Lando in questo momento e quindi ne sentiremo delle belle. State pronti per ridere, perché c'è da ridere sicuramente questa sera. Sono una fabbrica sera. Di risate. Oltre alla musica, la bella musica, la buona musica, ci saranno anche tante risate. Non si sente. Dino contesta l'audio, non si sente. Lando è pronto. È pronto per problema tecnico, ma sono pronti. Qualche attimo per partire. Marcello, vai in giro, è strano che vai in giro con il microfono. Ecco. Onestamente devo dire che è una bella serata, una serata riuscita. La prima volta che noi siamo in diretta dal ristorante Primo Piatto. Credo che sia diversa rappresentazione che abbia già organizzato Orchestrosca qui al Primo Piatto con la cena degli artisti. E direi che gli artisti hanno risposto favorevolmente all'invito di Wando e l'Orchestrosca. Sentiamo, oppure possiamo chiamare Lando, no, Lando in questo momento ecco, si appresta al microfono, quindi non possiamo chiamarlo perché lo distoglieremo dalla sua rappresentazione. Fra qualche istante iniziate a ridere, siete pronti? Siete pronti? Noi abbiamo intanto, nel frattempo, possiamo ricordare chi siamo. Siamo Stazione 41, web giovane ma anche presente e attiva, molto attiva su tutti i fronti, no Max? E abbiamo mobilitato un sacco di tecnici. C'è stasera Ricky in massa qui al ristorante Primo Piatto. C'è Fossi, c'è Federico e c'è Alessandro. E c'è anche Ricky. Sigla iniziale per Lando e Dino. Direttamente dai Fratelli d'Italia, Lando e Dino. Buonasera! Buonasera. Buonasera, grazie ragazzi, 10 euro dopo. Buonasera, applauso, su! Quelli di prima, eh. Adesso però, dopo che ha suonato Massimo Manzi, Antonio Del Sordo, ma soprattutto Francesco Caporaletti, che vedo vibri, io mi vergogno a stare qui. Una cosa vi voglio dire, che una bella notizia, che la crisi, ragazzi, è finita. Ha detto il governo che a mo' comincia la miseria. Però non ci preoccupiamo, perché nella vita le cose importanti sono due, come mi ha detto un amico mio. Le cose importanti sulla vita è la salute e un lavoro. Ma detto bene ci sto, moglie ma fatica. Ecco, questo è uno che ci ha acchiappato a piglia moglie, per esempio. Non so, voi ci siete acchiappato tutti a piglia moglie. No, perché. No, perché io. Sapete che quando vedo l'uomini che si lamenta della moglie mi dà fastidio. Perché quelli che la disprezzano dopo 20 anni, 30 anni di matrimonio, ma stufato, non la sopporto più. Ma ragazzi, ma tenetela, tanto la meglio è quella che c'hai dentro casa. Due amici miei, dopo 30 anni di matrimonio, è volutici a puttane. A mo' bocca su st'appartamento, quando scappavo primo, l'altro gli ha fatto, allora come te gita? E te come gita? Ma ha voluto 100 euro. Ma se vuoi stregne, alla fine è meglio moglie, ma. Quando è scappato un secondo, gli ha detto, a te come te gita? Ha detto, guarda, c'è proprio ragione, è meglio moglie, dai.
capiti? Teniamoci ognuno la nostra. Perché no, ragazzi, perché una donna, se tu ci chiappi a pia moglie, è la fortuna della vita tua. Tu guarda quando. Quando la fortuna della vita tua è Paola, e tu ci chiappato a pia. Perché no, una donna giusta, ragazzi, dentro casa, cioè, se uno ci chiappa a pia moglie, la donna giusta, c'hai un problema dentro casa, te lo risolve. Fai cagnara, te mette pace. Te manca i soldi, te ritroa. Io c'ho un'amica mia che il marito è 3 anni che gli ha perso lavoro. Questa te va in giro tutta firmata, gioielli, scarpe. Un'amica sua gli ha fatto, ma me lei una curiosità. Ma tuo marito è 3 anni che non fatica. Tu come fai a spendere tutti questi soldi? Ha detto, perché adesso dentro casa mi sono data da fa, ho cominciato a lavorare io. Ha detto, guarda mo che bella cosa, no? Che ci si aiuta tutti. E che lavoro faresti? E gli ha detto, che lavoro fo? Praticamente prima lo faccio gratis, adesso mi ci paghi. Ha detto questa. Allora l'amica sua gli ha fatto, ma una donna come te del tuo rango, ma come ti è venuto in mente di fare un lavoro così? Ha detto, guarda, se ti devo dire la verità, mi è successo un per caso. Una sera verso le 11 andavo a casa a piedi, mi si affianca la macchina, non mi scambia per una di quelle. Ma ha fatto, signora, quant'è? Allora io scherzando, gli ho detto 100 euro. Ha detto, signora, ce ne sono 30. No, no, io 100 euro niente. Ma questo insistia, ma io scherzavo. Ti prego, signora, è 2 anni che non voco una donna. A me per 30 euro mi basta solo che me lo guardi. A che ho pensato 30 euro solo per guardare, e anche tu avresti modato e solo per guardare, ha detto dopo, e dopo questa mi sei tirato fuori una bestia, ha detto tu che hai fatto? E io gli ho prestato 70 euro e gli ho prestato. Vedete? Le donne giuste, però non ci sono più le donne d'una volta, ragazzi, diciamoci la verità. Le donne d'una volta, le donne che cucinava. Quando è che sa cucinare qui? Alzate la mano. Guarda, seconda sua, 1, 3, 5, 6. Ma chi il basso era tu? Ecco, guarda. 40 anni fa stava su tutte a ma. Non c'è più le donne. No. Anche tu sei cucinato, Jerry? Mette acqua. Io c'ho la compagna mia che gli si è attaccato brodo un giorno. No, perché la compagna mia è zero sulla cucina, Quest'inverno mi ha detto, dici a tutti che non so cucinare, stasera te fu a pulenta. E tu guarda che a pulenta è difficile. Comincia con la pasta in bianco, io intanto, no? Ma ha detto no, ti fu a pulenta, ha fatto a pulenta. Di quando gli è venuta dura ci mogli due tracce dentro casa. Una settimana dopo, ma stasera fu i gnocchi. Gli ho detto guarda che peggio. No, fu i gnocchi. Ha fatto i gnocchi, ne ha ficcati dentro l'acqua un cavarè. Quando l'ha tirati fuori, uno solo ce n'era. Dopo. Un banettopari. Ci abbiamo mangiato a fette, voi una fetta di gnocchi, credete mangiare mai? Vabbè, ma lo so io. Però devo dire che non tutte le donne sono portate per la cucina, la mia è proprio negata. Pensate, quando gli fa brutto, quando gli parli di cucina, si è operata della colicisti l'anno scorso, oggi per la colicisti si è ricoverato 2 giorni. Quando è venuta su dalla sala operatoria era sveglia, a capusala gli ha fatto ferma, non calà che ti porto la padella, oh, ha abbiato paura, si è fatta mettere un catetere, pure la padella. Gli ho detto, guarda, rilassati che lì ci si piscia, non ci si fa i spaghetti. Ma toccato a tranquilli, non ci sono più le donne d'una volta. Anche se magari una volta le donne erano costrette a stare dentro casa, dovevi cucinare tutto il giorno e allevare i figli. E manco a scuola c'era l'ignoranza, tanta ignoranza c'era. Io mi ricordo a Pignace, Muallalla e Marie, che lava i bagni, nord i bagni si lava su un fiume, sulla menocchia, non facciamo. Allora stava a parlare tutte e due, a un certo punto Marie ha fatto all'alla. E ha detto, oh Lalla, lei me una curiosità, ma tu l'orgasmo l'hai provato mai? Lalla gli ha guardato e ha detto, oh Marie, io mi trovo tanto con la varichina, gli ha detto, ma e questa è la figlia dell'Alla, dedicata a Pepe De Mirtina, vieni qua Mando a fare il coro. Allora il coro tutti. E tanto bella, a figlia dell'Alla, pare una stella, a figlia dell'Alla, adesso sta a studiare, canto a Bologna, pronti? E quando canta, a figlia dell'Alla, più forte, la ragnetta, a figlia dell'Alla, a tutti fan cantare, pare una pista. La 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 la
ragazzi bene, a via dell'Anda. Tutti gli dice che se farà strada, infatti adesso a via dell'Alla, se mangi pata a via dell'Alla, se fa fotografa come l'ha fatta mamma. Quando al mare a figlia dell'Alla si spoglia tutta a figlia dell'Alla, c'è sempre il Lughe Atene a galla. Non è per niente a figlia dell'Alla una sandarella a figlia dell'Alla, ho scoperto che mi piace Lucio farà mignotta, e ho scoperto anche gli piace a Dalla Lucio, a figlia dell'Alla, a figlia dell'Alla. Grazie. Allora senti, quando visto che tu eri molto amico di Beppe De Pirtina e molti lo conoscono qui, la Mapo Band lo conoscono tutti, lo conoscevano, volevamo chiudere questo nostro intervento forse con la canzone più storica, la canzone più, la canzone simbolo di Beppe De Pirtina, che è la Lambada de Pignà. Dai, per forza, persisti, per se ricorda, se ricorda. Vai, Andrea. C'è gente che si ammazza di figa, ma non siamo noi, c'è quelli che riguarda e non invidia, tira saccoccia ormai ce la rimbita, e noi er basta mai de mucchia, ma che ci frega se sta gente strana, hai capito tu? C'è basta una serata a Riavona, e Peppe e Mirtina che te suona, la musica che a tutti fa cantare. Se te sfreghi un po' con me, dai, io mi sfrego un po' con te, forza, beh, e ci pare di ballare, esisti, beh, la lambada di Pignà, e se me vo, se me vo, se me vo, li sfrego a tu, dai, dai, e sfreghi me più su, forza, beh, senza smette di ballare, esisti, beh, la lambada di Pignà. Vai, comani, forza Stefano, ti dici? Se c'è qualcuno che non l'ha capita, adesso, adesso gliela spiego riga a riga, sto sfregamento non è fatica, ma ancora karma mi ci sa da fa, però sfregasse non è cosa strana, perché cucinò la natura, se lo facimmo a tempo de lambada, sarà più bello e più ci gusterà. Se te sfreghi un po' con me, dai, beh, io mi sfrego un po' con te, forza, beh, e ci pare di ballare, zisti, la lambada de Pignà, se me vo, se me vo, se me vo, li sfrega tu, dai, e sfreghi più su, forza, beh, senza smette di ballare, zisti, la lambada de Pignà. Ladies and gentlemen, Lando e Dino! Dino. Però presentazione. Un'informazione, visto che stavo a carnevale da poco, è vero che mi ha detto che a carnevale devo in maschera da Frociu e ci do a comprare una maschera sul negozio e gli ha venuto solo l'elastico. Lando e Dino, fantastici anche questa sera. La lambada di Appignano l'avevo sentita mai, Andrea. Tu l'avevi sentita? No, no, l'ho sentita. Io l'ho scoperti 15 anni fa. Cerchiamo di chiamare Lando, se riusciamo a farlo avvicinare ai nostri microfoni. Allora, salutiamo Lando, Lando, ecco, e andiamo, ecco, con l'altra amica. Le trippe. Allora, pronti, pronti. Le trippe.
Io li ho scoperti, dicevo Max, una quindicina d'anni fa ed erano già famosi. Ma quale famosi? Famosi non solo a livello Marche, ma anche fuori dalle Marche. E non solo questo, Lando, giusto? No? Ma dai, meritato no, successo. Ma non diciamo no, non esageriamo, esageriamo. Ma cioè, ci fa piacere che la gente ormai comincia a conoscerci. Eccolo qua, Roberto e il Valentino, però ovviamente dovete sapere che Lando e Dino non sono nati per fare gli stupidi, anche se uno dice ci sono nato. No, no, assolutamente. Non so se tu sai, noi fondamentalmente la cosa più importante quando uno dice parlami di Lando e Dino, che cosa devo dire? Che Lando e Dino sono nati per sostenere la clown terapia. Terapia, esatto, del baule dei sogni, e per questo vi conosco. Infatti quando mi dicono parlaci di Lando, io parlo sempre di loro, perché secondo me loro sono le persone che veramente portano un sorriso a chi ce l'ha veramente bisogno. Quindi il baule dei sogni, la clown terapia, secondo me è una forma di civiltà, e quindi noi diamo sempre gran parte di compensi a loro, perché riteniamo che sia la cosa forse più giusta da fare in un mondo dove non si riconosce più valore, rispetto, e quindi abbiamo pensato che forse era la cosa migliore da fare, e quindi lo facciamo. È una cosa che vi fa molto onore, anche perché no, a noi non tanto, ai ragazzi che fanno i dottori clown, perché sono loro i veri eroi di tutta questa storia. È vero, è vero. Voi lo fate sempre anche direttamente, se non erro da quello che ne ricordo vagamente, direttamente siete voi che andate fuori. Allora, noi ci hanno dato la come si dice, l'onorificenza di dottor clown, ma non siamo riusciti a fare il corso, anche perché io con l'età che ho non riesco. Vabbè, non sei giovanissimo, no, Lando. Ti ringrazio, sviolinata. No, nel senso che non riuscirei ad entrare in un reparto di oncologia infantile, perché ovviamente ce l'è piangere quando entro, però ci hanno dato questa cosa qua, e quando fanno i convegni invitano spesso, e devo dire che ci fa anche molto piacere, che impariamo sempre qualcosa di nuovo. Tanto di cappello, Lando. Ma complimenti. Io volevo a voi. Farti una domanda. Dino. Dove l'hai trovato Dino? Dino era quello che c'aveva il bar, è lui che c'aveva il caffè. Di Dino un crodino. Ciao, esatto. Lando, ciao Dino, un crodino. Esatto. Esatto. Allora Dino, la domanda Dino è dove hai trovato Lando? No, Dino. No, è io che tutti i giorni andavo da lui. Dentro al bar l'ho esatto. trovato. Io andavo da lui tutti i giorni, sapete che dentro i caffè dei paesi ci si svolge il 90% della vita di un paese. Certo. Quindi ti immagini che lui al bar e io fuori. E poi in un paese come quello di Pignà, che è diventato famoso anche fuori dai confini marchigiani, questa nonostante cosa. Nonostante che sia piccolo il bar, ma aveva portato una popolarità enorme. Sì, ma perché sì, dal sì. bar di Appignano il crodino è diventato famosissimo. Sì, sì, sì. Il crodino li mi è inventato un altro. Ma perché lui si chiamava Dino? A me quando mi diceva se vuoi un caffè, no, un crodino. Poi quando mi diceva vuoi un crodino, no, un caffè. Questa è la normalità, poi sì, è andato sì, ogni bar ha la sua croce. Io ci ho Lando. Esatto. Io la classica rottura delle scale, tutti i giorni andavo lì, io facevo sempre, ma dopo tutto quello che succedeva con gli anziani, le persone anziane dentro il bar ti raccontano cose che tu nemmeno puoi immaginare, e loro invece l'hanno vissuta, e quindi da lì ci cominci a raccontare storie e vengono fuori le barzellette. Voi l'avete tramutate proprio anche in barzellette. Esatto, esatto. La cosa che ho sempre diciamo mi è sempre piaciuta del tuo Lando e Dino, quell'essere naturale, cioè quella spontaneità. Ah, sicuramente noi qualcosa di nuovo che non è una scoppiazzatura. No, se vostra. Ci fai recitare saremmo un disastro. Se a noi ci fai recitare, chi la farebbe? Cioè no. Tutto quello che viene. Così, deve essere, anche perché non riuscirei. Tutto io devo far ridere a lui, lui deve far ridere a me. Quindi non è che possiamo inventare. No, io non riuscirei a recitare. Ma infatti. Sì, la vita è così. No, è come siamo realmente. Non esatto, è che... uno dice, ma voi ci siete diventati, no, fondamentalmente ci siamo nati. Così. Uno, se nasci tu non c'è, mi riguarda. Non c'è artificio, no? È naturale, è naturale. E questa è una parte del segreto, insomma, del successo di quello che è Lando e Dino. Questa sì, quella è brava. Questa urla, questa urla che canta qua. Non so immaginare poi se urla anche in altri frangenti. Altri frangenti. Ma penso di sì, penso, perché se vedi la mano che gli ha messo dietro Amleo, ecco perché urla. Ecco. Senti, Lando, salutami l'amica comune, va, con un tuo saluto. No, come no, come no. Salutamela qui in diretta. Ciao, ciao Barbara. No, un'altra Barbara. Non lo diciamo perché lei non la conosco, no. Ma dovrebbe essere in ascolto, tutto il mondo è in ciao, ascolto Super per Sbarbi. grazie Lando e Dino. Grazie Lando e Dino. Grazie a voi. Ciao. Quale occasione anche per avervi di nuovo ospite a Stazione 41 in futuro. Volentieri. Okay.
volentieri, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao, grazie, buona serata con la musica di Stazione 41, ma soprattutto con la musica della Cena degli Artisti. L'avete leggermente ascoltata, questa è una voce fantastica, una voce femminile, ve la facciamo ascoltare in diretta su streaming, ma anche su Facebook, perché siamo in diretta su Facebook. E ascoltiamoli, poi ritorniamo in diretta. Je dors le matin, la nuit pour moi le jour, j'oublie tous mes chagrins. Quand je chante l'amour, je suis normal, je suis gitan. Mon cœur malade a besoin de temps pour vivre encore. Quand on vit partout le monde, allez aussi. Je pense j'en suis normal, presque comme un animal, forcé dans une cage dorée, bientôt j'irai voler. Je vais me préparer un futur sans fin. Je verrai voyager toujours, même si c'est à loin. Je suis nomade, je suis gitan. Mon cœur malade a besoin de temps pour vivre encore un peu de vie. Partout le monde, allez aussi. Je suis nomade, je suis gitan. Mon cœur malade a besoin de temps pour vivre encore en bout de vie. Partout le monde, allez aussi. Grazie per quello che siamo. Potremmo. Questo qua, no, ma Mango Balesta ci dà. No. No, voglio dire, Mango Balesta ma ci dà nuova, Balesta un po'. A Parigi? No, ma. Mondolà, perché Mondolà c'è proprio una cosa dei francesi, della comunità dei francesi, cioè. Come? Quest'altro? Due. Adesso Roberta che ci lasci, fai un'altra canzone, bellissima. È sempre un altro. Questa è Roberta Passione Colore, viene da Morrovalle. Sono riuscito a captare il suo nome. Adesso ha un acuto che ti sfonda il timpano. Un po' chansoniere francese, c'ha questa bellissima voce. Adesso l'ascoltiamo ancora. L'attesa di un bacio, una chimera, uno spruzzo d'acqua, il mare, una bocca da baciare, un ricordo lontano, un suono gabbiano, sensazioni che affiorano piano piano, piano piano. La 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 la. Mi resta questa voce dentro per aver perso tanto. Di alba e di tramonto, scorre via il tempo, scorre via il tempo. Quanta vita da scorrere.
scoprire, chissà quando, chissà dove, forse l'aria finirà prima ancora di partire. È un sogno mentale, un progetto banale, per me così importante poter continuare, per non impazzire, per non impazzire. Di un bacio, una chimera, cosa stringo fra le dita, forse sabbia o frammenti di vita, per fortuna che ho te, fortuna che hai me, andare avanti è una sfida, la strada è lunga e si fa fatica, la 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 la, ci sei dove sei, si innalza e vola, spirito libero, senza paura, senza paura. Quanta vita da scoprire, chissà quando, chissà come, forse è tardi e finirà prima ancora di partire. Sogno mentale, un progetto banale, per me così importante poter continuare, per non impazzire, per non impazzire. Signore e signori, Roberta Procelli. Allora, lui è Paolo Bisogni, mio marito, che suona la chitarra e anche compositore insieme a me delle canzoni. E lui è Mauro Rocchi, il nostro bassista, che è anche un creativo, che quindi collabora a tutti gli arrangiamenti. E poi mancano Doriano, chi mi perdo, Walter e Stefano. E diciamo, fa uno spettacolo che si chiama Passioni e Colori. Passione e Colori, sì, perché noi ci mettiamo la passione e i colori, che ognuno di noi è diverso come suono, come c'è, cioè, un background diverso, e per cui abbiamo unito tanti stili. Noi ti ringraziamo, ecco, da parte mia, da parte di tutti gli amici che qui presenti, da parte di Marcello, che non so capito dove sta. Ma se venire di qua di là, ci sembra per me. Ma che sistema è? E ora, signori, accogliamo con un applauso Federico Stizza! Scendo la metà! Scendo la metà! Vediamo qua, Federico, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, se non applaudi tutti, non cominciare. Allora, adesso la domanda faccio io. Signori, alla cena del in diretta su Stazione 41 dal ristorante Primo Piatto, 15-20 Civitanova Marche. La splendida voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Roberta, ai nostri microfoni in questo intermezzo, prima di Federico Stizza, che è stato già annunciato. Complimenti, Roberta. Grazie. Ci hai spiegato perché il vostro spettacolo Colori e Passioni, o Passione e Colori. Passione e Colori è il proprio il gruppo, diciamo, è il gruppo. Poi, noi abbiamo un album che si intitola Fantasia, però insomma
Ho sentito che tuo marito compone i brani, musiche, anche le parole. Le parole più io, però alcune anche lui, insomma, anche lui è un po' poeta, quindi facciamo insieme tutto. Dove vi esibirete la prossima? Guarda, al momento abbiamo finito adesso il nostro album, non abbiamo date. Ah, quindi avete inciso un album? Sì, sì. Ecco, noi siccome lanciamo i nostri artisti, i nostri ospiti, ci farebbe piacere ospitarvi a Stazione 41 quando volete, poi nelle prossime settimane ci vediamo d'accordo. Grazie. Grazie, bocca al lupo. Grazie. Anzi, viva il lupo. Viva il lupo, grazie. Dopo ci andiamo. È il momento di Federico Stizza. Eh sì, è giovanissimo, questo è un ragazzino, non so se ha 10 anni, e suona il sax accompagnato dalla batteria e dal pianoforte elettrico. Le ultime note d'accordo e poi partirà questo giovane artista anche questa sera in esibizione qui al ristorante Primo Piatto di Civitanova Marche nella cena degli artisti. Lo sentiamo accordare il sax. Eccolo che parte. Sala sta applaudendo questo giovane artista al sax, bravissimo nell'esibizione. Sotto la supervisione di Renzo, attenzione. Eccolo ancora un altro brano. E mi raccomando, ascoltatelo, applauditelo. Ultimi accordi, più che accordi, eccolo che parte. Ladies and gentlemen! Da Mont Saint-Just, vicino a Monte Granata, Federico Stizza!
Eccoci qua, via, ancora. Apriamo un altro. Abbiamo un altro esploit questa sera. Abbiamo ecco che ce l'abbiamo Federica in diretta di nuovo su Stazione 41, appena terminato la performance live. Ciao Federico, sei fortissimo. Grazie. Allora, guarda là, dici anche quanti anni hai. Oh, 9 anni. E da quanto tempo è che suoni? Più o meno un anno. Un anno, per essere un anno, insomma, vai forte. Ottimo, ottimo. Prossimamente, insomma, cosa farai? Non si sa. Senti non si Federico, sa. Qual è il tuo idolo di musicista? Non c'è, non ce n'è uno in particolare. Per adesso è Federico. A chi ti ispiri? A chi? A mio padre. A tuo padre. Tu pare musicista? Sì. Che suona? Il sax. Allora è tuo padre l'artista, il primario artista, il tuo idolo. Abbiamo visto proprio riprenderlo con il telefonino che lo incitava, vero? Era lì in prima fila. Bravissimo, auguri. Complimenti ancora ciao, Federico. Ciao, ciao, ciao Federico. Ricordiamo che siamo in ascolto di Stazione 41, siete in ascolto di Stazione 41 con un concerto live degli artisti, la cena degli artisti. I nostri sponsor sono il ristorante Calamaro Fermo. Andrea, ti pizzeria, stai divertendo? Moltissimo, moltissimo, è veramente pieno, strapieno di gente. E, seguiamo con gli sponsor pizzeria Happy Days di Porto San Giorgio. Ristorante Tropical Porto San Giorgio. Pizzeria Chip e Chop sempre a Porto San Giorgio. Ristorante La Stella Adriatica di Porto San Giorgio. Cardinali Corriere, linea Cardinali. E Roma, Porto San Giorgio. Siamo al primo piatto di Civitanova Marche e sentiamo un altro trio, questa volta in trio con la voce femminile. Stanno provando in questo momento, ricordo che siete in diretta anche su Facebook, potete ascoltare e potete guardarci attraverso la diretta Facebook. È un concerto live da primo piatto, ristorante primo piatto di Civitanova Marche, organizzato dalla Orchestrosca. Stazione 41 è in diretta con voi per farvi ascoltare, per farvi divertire, per farvi ammirare questi gruppi musicali che si esibiscono questa sera. Sono le 10:45 minuti per farvi rendervi conto che siamo in diretta. C'è con me Andrea Berdini. Sì, direttamente abbiamo dalla Hit 41 Parade. Abbiamo Andrea Riccardo Donati come Ricky come tecnico, c'è Foxy alla regia di Facebook, poi c'è Alessandro e c'è Federico che sta riprendendo in questo momento le immagini video che voi state guardando e state vedendo direttamente su Facebook. Il gruppo si sta esibendo in questo momento, lasciamo la musica. Sono pronti. La musica. About to go.
just in my hour and a line you believe just in my hour. Then it's all because of me. Just a night, I'll say, and we threw it all away. When a light hits your eyes, it's telling me I'm right. And if I am through, then it's all because of you. Just a night, then it's all because of you. Applauso a Giorgio, che è la prima volta che canta. Applauso anche a me, che è la prima volta che suono la chitarra. Questo è un trio di Giorgia, formato da Giorgia, Andrea e Riccardo alla chitarra acustica, Giorgia alla voce, che si esibiranno con un altro brano musicale. E Giorgia farà la rigaga. Ancora con noi su Stazione 41 in diretta da Facebook, potete guardare le immagini direttamente da Facebook, questo trio giovanissimo. Sentite in sottofondo. Si cimentano in un brano molto famoso, molto difficile, perché c'è Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow. Sentiamo la voce di Giorgia. A dir la verità, ecco, ci abbiamo Wando con noi. A dir la verità, la voce di Andrea è più bella di quella di Bradley Cooper, senza dubbio. È la voce femminile, non so, mia figlia. Beh, è tua figlia, lo sapevamo, questo ce l'aveva già anticipato altre persone. Trying to feel deeper, but you need more. Anyhow, keeping it so awkward, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. In bad times I feel myself. I'm a deep end, watchers and diving. I never meet the ground. Pressure to surface, when it can hide us. We fight from the shallow now. In the shallow, shallow. Shallow, shallow, in a shallow, shallow. We're far from the shallow now. Tu le mani.
chi devo fare i complimenti? A te o a lei? No, perché siamo, noi siamo pronti a fare i complimenti. Non vorrei essere retorico banale, ma è Star is Born. Sì. Cioè è nato a stella. Bisogna dirlo. Cioè una bellissima voce. Un altro brano, ci cioè, tocchiamo un altro brano. Just Nice. No, no, scusate, questo è Desire degli U2. Desire. With the red guitar on fire, yeah. Desire, desire. She's a candle burning my room. Yeah, my light, the needle, needle and spoon. Over the counter with a shotgun. Pretty soon, everybody go on. I'm on a fever when I'm silent. She's a promise. She's a promise. My election. Oh, sister, delay you come. Let a preacher sell an ocean of privilege. Show for love and money, 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 Giorgia, brava, 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 brava. Grazie, grazie. È un brano, questo difficilissimo, degli U2, di Bono, con una voce fantastica. Adesso cercheremo di farla venire da noi. A casa non è così, Un applauso, signori, a questi tre ragazzi, Giorgia, Andrea e Riccardo. Hola! Giorgia, un attimo. E ora, signori, abbiamo qui, siamo tantissimi amici e questa sera volevo chiamare qui con noi Diego Primucci, Massimo Manzi. Abbiamo Giorgio al microfono di Stazione 41. Volevo dirti, non sapevo se fai complimenti più a tuo padre o a te, ma preferisco farmi Montecorno. Direi che senza essere retorico, un applauso banale. Banale, è Star is Born o no? È difficile, tanto difficile. È difficile, è difficilissima quella canzone, ma anche quella degli U2 che hai interpretato è molto difficile. Un po' di meno. Un po' di meno. Mm. Preferisci interpretare gli U2 che Lady Gaga? Sì. Beh, c'è un confronto non da poco, direi. Anche se ho detto che la voce di Bradley Cooper, del tuo amico, è più bella di quella di Bradley Cooper. Sì, è bravissimo. Sicuramente più bella. Bravissimo. Da quando hai iniziato a cantare? Canto da quando sono piccola. Beh, allora è da tanti anni, da pochi anni, volevo dirti, sei giovanissima. 20 anni. Ma avete un trio, è questo il trio? Sì, ma è da 2 mesi. 2 mesi soltanto. Sì. Bravi questi ragazzi con la chitarra acustica, tantissimo. Sono bravissimi. Riccardo suona il piano. Riccardo suona il piano, ma in questo caso ha suonato la chitarra acustica. Quindi ha studiato chiaramente musica. Sì. Ha studiato musica. Senti, i progetti del vostro trio? E faremo altre serate. Avete inciso mai un disco? No. Non ancora, no. Beh, io vi auguro di inciderlo molto presto, perché la tua voce è bellissima. Grazie. I tuoi due amici sono bravissimi. Grazie. E vi ospiteremo, saremo lieti di ospitarvi a Stazione 41 anche per esibirvi in diretta, perché la nostra radio è un'esibizione anche in diretta durante le trasmissioni ordinarie.
grazie e complimenti per la rappresentazione. Grazie mille. Ciao Giorgia, ciao. Ciao. Siamo ancora qui, ho capito, Amleto, noi purtroppo dobbiamo trasmettere in diretta, ecco c'è Andrea della radio che ci immortala, grazie Andrea. E prosegue la... Prosegue la musica qui al primo piatto, ristorante primo piatto con Stazione 41 in diretta su Facebook, Andrea Berdini e Max Ventura ai microfoni di Stazione 41, ne abbiamo visti tante, ne ascolteremo altrettanti gruppi musicali, abbiamo ascoltato molte voci belle. Non so se hai sentito Giorgia, io stavo dicendo che è Star is Born, veramente, sì, per onestico retorico o banale, è nato una stella. Meglio di Lady Gaga. Io ho detto che la voce di Andrea è più bella di quella di Bradley Cooper. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì, quindi possiamo sostituire. Ci abbiamo nel frattempo Federico che è al telecamera e la regia che sta in questo momento mangiando. Lo immortaliamo con il piatto proprio... Buon appetito. Senza staccarsi dalla telecamera. Buon appetito Federico, se non ci ascolti buon appetito. Abbiamo Foxy alla regia video, Facebook e Ricky al tavolo regia generale. Perché questa sera è... Grande staff di Stazione 41 quasi al completo, ce ne sono tanti altri componenti di Stazione 41. Dici quando ci sei avvicinato, dici, beh la serata è bellissima. No, qui siamo al top proprio qui del blues, top, Diego Plimucci alla chitarra, poi tra l'altro è l'emblema degli old blues dal Monte Cosolo, Massimo Manzi alla batteria. Perdere, ecco, chi non lo conosce, e sotto al basso è il mitico di Civitanova Marche, il grande sotto. Quindi posso immaginare abbiamo un po' di blues ma alla grande di quello tosto. Comunque bella serata questa sera, bella serata, bellissima gente che si sta divertendo, bellissima, sono tutti amici, tutta gente che ci è venuta a trovare, e questa è una cosa che facciamo ogni anno, ma sono comunque amanti anche della musica, sì, perché chiaramente non è il mangiare che ti fa riunire questa sera, ma è la musica. Sì, questa sera è solo la musica. Fa proprio la padrona, diciamo, la... Come si chiama il gruppo? No, non è un gruppo, non diciamo. Non hanno nome. Ci sono Diego, ecco, gli artisti, come è una jam session che poi dall'altro dopo, ecco, si è preparato un sax. Qui ci sono gli artisti singoli che si sono riuniti per l'occasione a suonare questi fantastici blues, pezzi blues. Una grandissima serata su Stazione 41, lo ricordiamo, dal ristorante Primo Piatto di Civitanova Marche. Se permetti io mi metto seduto. Prego, prego, ho già sfruttato. Ecco, tu sfrutta, io adesso lo sgabellino. Al basso la chitarra elettrica e alla batteria questi... Ah, poi c'è anche il sax, non abbiamo dimenticato il sax, il componente del sax. Un po' di blues, dopo un po' di musica pop, dopo Lady Gaga e Bradley Cooper ce ne vuole. Lo ascoltiamo volentieri. Nel frattempo io vi ricordo che gli sponsor di questa sera sono il ristorante Calamaro, pizzeria Happy Days di Porto San Giorgio, il ristorante Tropical, pizzeria Chip Chop sempre di Porto San Giorgio, il ristorante La Stella Adriatica di Porto San Giorgio, Cardinali Linee Corriere, Linee Cardinali Roma, Porto San Giorgio. Ecco, grazie a loro è che possiamo andare in onda in diretta, grazie anche agli speaker di Stazione 41, ai tecnici di Stazione 41. E grazie anche al ristorante che ci ospita, che è Primo Piatto di Civitanova Marche, zona industriale A. Sono quasi pronti, qualche attimo di attesa. Ma loro si fanno attendere. Si fanno attendere. Sono artisti di livello oramai nazionale, li conosciamo tutti, li conoscono tutti, e quindi si fanno leggermente attendere, giustamente, come una stella, come delle stelle si fanno attendere, come delle prime donne. Ma giusto che sia. Come giustamente che sia. Noi abbiamo Foxy come prima stella che è preso proprio alla parte tecnica con tutti i suoi strumenti, soprattutto alle prese con Facebook. Potete mandare messaggi anche, potete mandare messaggi su WhatsApp. Su WhatsApp, SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, sfruttando anche il nostro numero di Stazione 41, che è il solito 331-688-41. Qualche attimo ancora di attesa, gli ultimi accordi. Si stanno mettendo d'accordo anche vocalmente, li vedo proprio.
con delle occhiate man mano. E balliamo, adesso balliamo, eh. E adesso si muovono un po' tutti. Blues, abbiamo una sala di 400 persone. L'avete vista, poi l'abbiamo ripresa con le nostre telecamere mobili. Eccoli, partiamo. Buon ascolto. Buon ascolto. The sky is crying, look at the tears rolling down the street. The sky is crying, look at the tears rolling down the street. Can she be? I saw my baby this morning, and she's walking on down the street. So good, yeah. And my poor heart, I skip a beat. Oh,
You got me out of, you got me running out of, anywhere you want me, let me roam. Yeah, 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 yeah. You got me running where you want me now, my baby, what you want me to do? I'm going down, I'm gonna hit down anywhere you want me, let me roll. Yeah, yeah, yeah. You got me running where you want me now, my baby, what you want me to do? You got me out of, you got me running out. Anywhere you want, you let me roam. Yeah, yeah, yeah. You got me running where you want me now, baby, what you want me to do? You got me running where you want me now, baby, what you want me to do? You got me running where you want me now, baby, what you want me to do? Ed è una performance sensazionale quella di questo gruppo Jazz allo stato puro in diretta su Stazione 41. Da ristorante, primo piatto di Civitanova Marche. Adesso non so a seguire, non ho Max con me in questo momento, è lui l'esperto del programma. Aspettiamo un attimino, poi vediamo. Ah, ecco, c'è Wando. Signori e signori, la bocca. Lo ascoltiamo un attimo. Allora, Diego e il suo blues con Massimo Manzi. Vieni qua, Diego, presentaci un attimo. Vabbè, Massimo Manzi, sotto poi. Bella, grande. Roberto Sottoni, lei. Il sax? Gian Paolo, Io chiedo il canto.
Ok, adesso andiamo avanti, signori, è con noi un altro gruppo, altri amici. Si chiamano i Serpico. Ecco, ora lo sappiamo, sono i Serpico, mentre mi ha raggiunto Max direttamente qui al microfono. Quando ha presentato i Serpico, vedremo chi si presenta, per adesso si è presentato soltanto un componente con la chitarra acustica e dal nome i Serpico dovrebbe essere più di uno. Molto probabilmente. Allora, Alberto Violino Castagna. Beh, dopo Stichez, che abbiamo ascoltato proprio all'inizio, con questo nome piuttosto bizzarro, ecco che arriva anche qualche altro componente dei Serpico. Alfonso Belletti la batteria e Enrico Palombo. C'è la presentazione da parte loro dei componenti del gruppo. Un paio di brani originali, canzoni che abbiamo scritto noi e una cover. Ecco, sono, come ha detto il chitarrista, sono brani originali scritti dagli stessi componenti dei Serpico e inseriti nell'ambito di una loro cover. Ma qui riconosciamo anche un noto personaggio del componente dell'orchestrosca al violino. Beh, mentre gli altri hanno presentato brani cantati, brani già fatti e noti nel mondo internazionale, i Serpico ci presentano invece brani scritti da loro, composti da loro, inseriti nella loro cover. Quindi apprezzabile la loro esibizione, li sentiamo, li ascoltiamo. Sono già numerosi sul palco, sono già in quattro. Basso, chitarra acustica, violino elettrico e batteria. Ricordiamo che è tutto live, quindi in diretta. Il bello della diretta impone anche questi tempi. Anche noi siamo in diretta, quindi abbiate pazienza, perché noi riusciamo a commentare con grossa difficoltà questi gruppi artistici musicali che non conosciamo, che poi si formano anche sul momento, da quello che abbiamo capito. Non sono completamente gruppi, infatti i precedenti erano un insieme, un putpourri di artisti che suonano il blues e che si sono riuniti questa sera proprio per farci ascoltare quei due pezzi magnifici di blues. Questi ragazzi invece fanno parte di un gruppo, si chiamano i Serpico, e cantano, suonano dei brani da loro composti. La sala è piena, c'è un po' di riposo in questo momento dopo aver sentito tanta musica, tanta bella musica. Abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato, direi. Ottimo, direi. Sì. Non c'è male, potremmo ritornare al primo piatto, ristorante Primo Piatto a Civitanova Marche, dove ha ospitato la cena degli artisti con questi artisti. Si appresta Wando al microfono, vediamo. Dobbiamo fare. Sentiamo un attimo quelli che sono gli annunci. Dove vai, Pe? È tutto improvvisato, tutto completamente momento. Improvvisato. Allora, ecco, il foglio si perde, il foglio cade. Perché c'è un po' un palinsesto, perché in realtà non c'è un palinsesto vero e proprio. No, è tutto improvvisato sul momento. E ha fatto anche da spartiacque ai vari gruppi che si sono esibiti, gli straordinari Lando e Dino, che come abbiamo ascoltato ci fanno ridere sempre con i loro sketch. Franga con la G, un applauso! C'è anche il compleanno, quindi auguriamo buon compleanno. Ecco, tanti auguri. Corea si attacca tanti auguri. Per accordare un po' gli strumenti. Tutto fa brodo. C'è bisogno un po' di riposo per poi riprendere. Ecco, il violino ha attaccato quella che è la canzone. Tanti auguri. Auguri a Franca. I Serpico, signori e signori, i Serpico. Ciao. Gli anni non si dice. Alla Bennato, cioè alla Bennato, fisarmonica e chitarra. Sono tutti molto concentrati, sono pronti per partire. E noi li ascoltiamo volentieri qui su Stazione 41 in diretta da Ristorante Primo Piatto.
scena. You're in a child. Smile is your simple smile. Light shining in your eyes. But don't you let yourself fall down. You make more no sound. Don't turn something less around. Grazie. Ok, anche il prossimo brano è una canzone che abbiamo scritto noi, si intitola Where is the Happy Hand? Forever, time
as a monster and changes everything. Nothing lasts forever. Well, the FBM. You could take my hand and feel my soul at peace. You could take my hand walking along the street. I say none of this has been done by you tonight. I say none of this has been done by you tonight. We change up forever. Time is a monster and changes everything. Nothing lasts forever. Well, the FBM. Well, the FBM. And you're dangerous, 'cause you're honest. And you're dangerous, you don't know what you want. When you left my heart empty as a vacant lot, running spirit to home. Hey, hey, sha-la-la, hey, hey. And you rest it down, waiting to happen. You're a piece of black left there on a beat. When you tell me things, I know it's a point to. Baby, can we still be friends? Hey, hey, sha-la-la, hey, hey, sha-la-la. Who's gonna ride to white horses? Who's gonna drown in your blue sea? I need all the cash, and you kill it, 'cause I want your revenge. When you lie to me, 'cause so when I ask you to, baby,
instead of reach. Hey, hey, sha-la-la, hey, hey, sha-la-la. Eccoci ancora di nuovo in diretta con Stazione 41 presso il ristorante Primo Piatto. Primo Piatto di Cittanova Marche, bravissimi, Seppico, abbiamo appena ascoltato. Esattamente, ero incantato dalla musica. Il live, soprattutto del binomio, dell'unione, del adesso violino. Cerchiamo di agganciare il frontman, vediamo il chitarrista. L'amica già... A Monte San Giusto c'è uno che si chiama Caravani. E la serata continua ovviamente su Stazione 41 in diretta, allora, su Facebook e anche... Facciamo un applauso a questi amici, applauso e Serpico. Adesso abbiamo chiesto al chitarrista cantante di poter avvicinarsi alla nostra postazione, così lo intervisteremo. Anche e se sentiremo. Era più disposto il violinista a arrivare. Il violinista conosciamo, il nostro amico, il già componente della Strosca, esattamente. Alberto Castagna al violino. Alberto Castagna al violino. Alberto Castagna alla batteria. Sandro Ciarpella al basso. La voce del chitarrista. Sì. De Serpico, che lo conosciamo. Ti ringrazio. Il tuo nome? Roberto. Roberto, complimenti per la performance. Ti ringrazio. È stato qualche anche piccolino inconveniente tecnico, sì, ma tutto è andato per il meglio. No, fa parte del gioco quando fa parte si del è, gioco, quando è live, suonare, tutto in diretta, no, insomma, in queste occasioni. Abbiamo suonato un po' a memoria, nel senso non sentivo sì, molto, si è però visto, va bene, ma bene. Si è visto che c'era l'esperienza e si è sentito proprio. Comunque complimenti, stiamo parlando proprio con Max prima dell'unione proprio del violino con tutto quello sì. Che è genere, no? Abbiamo cercato di unificare nel senso i brani acustici con la chitarra acustica in primo piano, allora, però anche col violino, con le linee del violino che sono particolari, ora, che sono molto da effetto, che secondo me può essere sfruttato bene nel pop rock, in fondo noi che facciamo canzoni assolutamente piacevole.
Abbiamo fatto due brani, scusami, abbiamo fatto due brani originali all'inizio, le canzoni che abbiamo scritto noi, che fanno parte di un CD che abbiamo prodotto da soli. Si chiama? The Planet of Chorus Man, il pianeta degli uomini spenti. Ottimo, quindi... È andato. Ispirato a cosa? No, è un titolo di un film di fantascienza degli anni 60, che si intitolava Il pianeta degli uomini spenti, l'ho tradotto così, ci sono dei brani. Quindi testi? Sì, in inglese. Tutti in inglese. Tutti in inglese. Perché ti spiego il motivo, semplicemente perché ho cantato sempre brani, non so, degli U2, sono cresciuto ascoltando brani di Zeppelin, dei Police, grandi gruppi rock, di Floyd, quindi sentivo più la mia voce in inglese, quindi ho preferito. L'altra domanda che volevo farti: come nascono i Serpico? No, sono da diversi anni che suoniamo insieme nei vari light club, nei pub, nell'estate, nelle feste a birra. E l'idea era così di prendere i grandi successi degli anni 70, 80, per cui anche questo che abbiamo fatto degli U2, e di rifarli a modo nostro, praticamente con la chitarra acustica, col violino, con la batteria, così. Certo, assolutamente. Riarrangiati. Prossimi impegni magari per la primavera in poi, che avete qualche data in programma? No. È ancora molto da definire, però dobbiamo fare una serata a teatro, qualcosa a Sant'Epidio, insomma, su una sala lì, per muovere vari originali e poi in giro nei vari club. Volevi dire qualcosa, Max? Sì, volevo dire che il vostro genere si scosta un po' dalle Zeppelin, è un po' più morbido, un po' più dolce, direi. Sì, no, ma io ci nonostante che le tue remember, i tuoi ricordi sono legati a questo vecchio rock dei Zeppelin abbastanza duro, sì, no, però il vostro è un po' più leggero. Sì, assolutamente. Più orecchiabile, molto orecchiabile. Però anche gli Zeppelin hanno fatto delle cose acustiche. Indubbiamente, sono... quindi c'è qualcosa sì, di no, tutto. Vabbè. Sì, c'è un po' di tutto di tutti, varie, di tutto di tutti. Senti, allora noi ci farebbe piacere ospitarvi anche su Stazione 41. Assolutamente, anche assolutamente. Per presentare la nostra cover, che è inedita e quindi... Bisogna dare spazio soprattutto agli artisti locali. Sono lusingato insomma di questo invito e mi fa piacere. Poi noi abbiamo come carissimo amico il violinista componente Alberto anche. Sì, che lui è un polistrumentista, suona anche altri strumenti, ma suona anche con altre band. È un virtuoso fermano. Ok, grazie, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Ci sentiamo presto. E adesso qual è il gruppo? Qual è il gruppo? Il gruppo è misto, Orchestrosca. Abbiamo la zona fumatori fuori, voilà. Orchestrosca accompagnata anche dalla chitarra acustica. Perché abbiamo uno, Peppe Canassai, questo qui Peppe Lambarina. Di Antonio Del Sordo ci si aggiunge. Eccoli, c'è il clarinetto. Armonica, batteria, basso e alla voce c'è... Questa è un'altra mescolanza, un'altra mescolanza. Sì, beh, in più abbiamo la chitarra acustica. E adesso troviamo anche il nome. Andrea Del Sordo. Per il resto sono tutti i componenti dell'Orchestrosca. Siamo pronti. E vai Orchestrosca, al ballo. Il sole nel mio cuore, non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono freddi e notti per me, senza più luce né calore. Quando male che ci ha fatto incontrare, un mondo gelido ci porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si sfida come sfogliatore. Tanti ricordi, a cui se l'estate è finita, l'amo ancora.
muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, forse è stata finita la montura. Il sole che la spento sei tu, da quanto un altro dal mio cuore ti rubò, innamorare non mi posso mai più e nessun altro cercherò. Orchestrosca, orchestrosca, brano musicale, così su generis, è particolare, è bellissimo da ascoltare ma anche da ballare. E quindi adesso chiuderanno loro il festival degli artisti, il concerto, la cena degli artisti al ristorante Primo Piatto. Atmosfere balcaniche abbiamo ascoltato. È tutto particolare, un linguaggio particolare, una musica particolare, ma è divertente, si balla. E il pubblico, il pubblico si diverte, ovviamente lo gradisce, si diverte. L'importante è questo, l'importante è divertirsi, l'importante è godere della serata. Foxy è distrutto. Abbiamo un altro ospite ai nostri microfoni di Stazione 41, sempre invocato nelle varie trasmissioni, soprattutto all'interno della Hit 41 Parade. Facciamo salutare Foxy e Riccardo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti dalla regia. Ecco la voce di Foxy e di Ricky. Quello che abbiamo appena ascoltato è Ricky, questo è Foxy. È impossibile parlare con lo stesso che suona. La musica, sono la decibel, musica. A rotta di collo e lasciamo spazio alla musica. I'm
avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy, bang bang, di colpo lei bang bang, lei si voltò bang bang, di colpo lei bang bang, a terra mi gettò. Non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento, 15 anni aveva lei, e canto quando mi baciò, bang bang, il colpo lei bang bang, lei si voltò bang bang, lei mi baciò bang bang, a terra mi lasciò. Sempre al mondo ci sarà, di quei colpi sparerà, sempre al mondo ci sarà, di quei colpi. Anni all'improvviso, pensati perché né come, se n'è andata, lei mi ha ucciso, come fosse un colpo al cuore, bang bang, il colpo lei bang bang, lei si voltò bang bang, lei se ne andò bang bang, a terra mi lasciò. Sempre al mondo ci sarà, di quei colpi sparerà. Bang bang, era un vecchio brano di Patti Pravo, bang bang, tu spari a te, io sparo a me. Te lo ricordi tu questo brano? Rielaborato dall'Orchestrosca, dai componenti dell'Orchestrosca. Ottimamente rielaborato. Ottimamente, con un buon arrangiamento, un arrangiamento particolare. E volevo ricordarvi che l'appuntamento di questa sera andrà in replica sullo streaming di Stazione 41, veramente anche su Facebook, sabato e domenica dall'una in poi, prossimi. Ovviamente sono le 12 meno 7 minuti, quindi sono le 23 e 52 minuti circa, 53 minuti, siamo in diretta, questo tranquillamente.
vabbè. Viaggiano i semifreddi. Io sono destinato a rimanere senza. Rimanere senza, ma adesso blocchiamo un cameriere, Max, sia mai. Sì. Giusto per digerire il semifreddo anche per noi che stiamo parlando da circa due ore ininterrottamente. Beh no, non abbiamo parlato ininterrottamente, abbiamo ascoltato la musica dei gruppi. Che si sono alternati sul palcoscenico. Però Max, che splendida serata questa. Splendida, questa è da, chiaramente la rifaremo l'anno prossimo in maniera più organizzata, più completa, visto che comunque questa sera siamo andati così a braccio e anche i nomi dei gruppi ci sono stati forniti di volta in volta che venivano, salivano sul palco e si esibivano. Cercheremo di portare con noi il frontman di Orchestrosca, cioè Wando. Esatto. Wando. E anche con la nuova cantante che adesso è appena salita sul palco. Si è formato un nuovo gruppo. Sì, ma è che poi è bello sentire tutti questi musicisti unirsi insieme di diverse generazioni, di diversi anche generi musicali, sono diverso genere. C'è il chitarrista che è un jazzista e ce l'ha fatto sentire, si chiama Antonio Del Sordo, che si è unito per in allegria con l'Orchestrosca. C'è questa ragazza che probabilmente non ha mai cantato con l'Orchestrosca, non so se Lando Dino si avvicina, Lando, non so se Lando vorrà cantare con l'Orchestrosca, ma è probabile. No, non se ne sta andando. Anche Dino probabilmente sta salutando. Avrebbero voluto cantare, ma non loro soltanto riescono a far ridere ed è già difficile far ridere. Ancora musica dall'orchestra, siamo pronti. Bambole
ti piacciono più. Oh no, oh no. Sono stati qui con noi alla fisarmonica Luca Pistarelli, ai fiati Maurizio Mossatelli, alla viola Alberto Castagna, alla chitarra Antonio De Sordo, al basso Sandro Cerpella, alla batteria Ettore Cicletti, alla voce Rando! Ciao per l'ultimo. E la bambola di questa sera si chiama... Anche questa Lucia. Canzone era di Patti Bravo, Bambola. Alla viola Castagna, è fantastico alla viola. Lucia che ha prestato la voce femminile a Patti Bravo. A Patti Bravo. E Wando alla voce. Non so se abbiamo finito la serata. Non abbiamo Lucia, però forse no. Chiamiamo a Castagna. Via. Lo chiamiamo un attimo. Chiamalo, lo intervistiamo. Oppure intervistiamo il fisarmonicista. Vieni qui Alberto, vieni. Dici qualcosa. Abbiamo Alberto, il violinista che abbiamo apprezzato nelle varie performance. Sei sempre con noi. Su Stazione 41, sempre con noi. Senti, ma come ti è venuto in mente di unirti a questi folli? È quello che mi chiedo anch'io. Esatto, è tutta la vita. Avevo tutta un'esperienza alle spalle, tutta la vita davanti, ciò nonostante... Orchestrosca. Ma tu suoni anche in altri posti, con altri gruppi. Sì, assolutamente. Orchestrosca è un divertimento. Assolutamente, come tutti i gruppi che ho, perché suonare è una parola grossa per quello che faccio io, nel senso che strimpello al massimo. Sì, vabbè, ti sottovaluti. No, troppo modesto, troppo... Credo che ci sia bisogno di un po' di più di rispetto della musica, quindi bisogna dare le giuste collocazioni, perché poi i massimi esponenti che passano attualmente in televisione, no? Cioè, hanno quell'importanza che non dovrebbero avere, non sbaglio. Ma noi questa sera siamo in televisione. Siamo in diretta Facebook. A posto, ho fatto la figuraccia. Ti ha sentito tutto il mondo, perché siamo in diretta col mondo. La tua vena artistica l'ha sentita. Okay. L'hanno sentita tutti. Ok, ho fatto la figuraccia come sempre, come tutte. Ma no, sicuramente è stato apprezzato. Mi hanno apprezzato. Lucia è stata presa sul momento o faceva parte del gruppo Orchestrosca? Non me la ricordo. È stata presa sul momento. Sul momento. Assolutamente. Bellissimo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie del tuo intervento. Auguri per la tua attività di musicista. Abbiamo un altro gruppo. Abbiamo il microfono, un altro microfono. Ricky ci consegnava un altro microfono e ci diceva che c'è un altro microfono sulla possibilità. Ancora musica su Stazione 41. E noi facciamo parte di Stazione 41, non siamo collegati con gli strumenti e quindi di conseguenza noi vi facciamo ascoltare la musica che è in onda in questo momento dal ristorante Primo Piatto di Civitanova Marche con Max Ventura e Andrea Berdini, che vi ha portato in questa lunga passeggiata di musica in diretta insieme a Foxy come regista, Ricky al regia completa, Federico alle telecamere e Alessandro anche lui come aiuto regista. Ancora musica, stiamo aspettando un altro gruppo già salito sul palcoscenico per esibirsi ancora questa sera e comunque la diretta Facebook è ancora in onda. Ovviamente ancora in onda su Stazione 41, diretta Facebook di questo gruppo. Potete ascoltare la musica e la musica di Stazione 41 non soltanto sulla nostra app, ma il nostro streaming che è Stazione 41, che potete tranquillamente scaricare. Potete mandare messaggi anche su WhatsApp e potete vedere le immagini dirette del concerto su Stazione 41. Su WhatsApp ricordiamo al numero 331 688 41. Sta per partire Giada di un gruppo che si
appena formato anche questo. Diamo spazio. Tu già sai come si chiama la cantante? Giada, sì, sì, me l'ha appena detto perché ho chiesto il gruppo, ho detto no, io mi chiamo Giada. Ci siamo riuniti proprio in questa occasione. Poi scommetto che la vorremmo sentire. L'ascolteremo ai microfoni di Stazione 41. Sì, dopo la chiamiamo. Facciamo sentire proprio la voce. Change. Oh, change. Yeah.
Questi sono fantastici, eh? Bello, bello, bella musica. Siete sempre su Stazione 41 e abbiamo il piacere anche di ascoltare la viva voce della cantante direttamente sui microfoni e microfoni di Stazione 41. Ciao, esatto, Giada. Che si chiama Giada. Ciao, ciao a tutti. Allora, questo Amy Winehouse Style, dove nasce? Beh, nasce, diciamo, dalla passione per il soul in generale.
poi mi sono approcciata alla Winehouse perché comunque è un personaggio differente che canta in maniera differente rispetto a magari che ha un, tutto uno stile suo, diciamo. E poi è andato tutto tutto da senso. Esatto. Bene. E comunque nulla da togliere, insomma. Grazie mille. A quanti anni è che cantate insieme con allora io ho un gruppo con Massimo Sacutelli e Vincent Campanelli, facciamo soul. Fate soul dai classici. Ormai Vincent Campanelli è una vita che suona. Sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo ad una jam session e abbiamo creato questo gruppo. Avete inciso qualche cover da soli? Abbiamo quattro demo che potete trovare sul nostro, sulla nostra pagina Facebook. Quale? Che è At Last Live Band. Sì, così possono ascoltare anche i vostri demo, è importante quello. Sarebbe fantastico. Giada, ti chiedo, siccome un componente lo conosco è di Porto San Giorgio. Sì. Siete un po' di tutti di allora, in realtà Porto San Giorgio e dintorni? Il gruppo originale, che non è quello di stasera, però ho avuto insomma, la possibilità di suonare anche con loro che sono altrettanto bravi, è con Matteo Pecora, sì, che è di Chiavalle, io sono di Osimo, e Vincent è di Porto San Giorgio e Massimo è di Civitanova, quindi diciamo che per fare le prove ci troviamo sempre. È sempre un po' un problema. Tre province che si riuniscono per suonare soul. Per fare musica insieme. Per fare musica. Beh, bello questo. Comunque sia, diciamo che potrete anche trovare in un qualche occasione un giorno che potrebbe essere un sabato per venirci a trovare direttamente negli studi di Stazione 41. Molto molto volentieri. Saremo... Siamo lieti di ospitarvi, ospitare la vostra musica, ospitare voi chiaramente in diretta anche su Stazione 41. Questa sera è stata una bellissima serata, però vorremmo sentirvi in maniera più tranquilla. Molto ecco, molto volentieri, dicevo ai ragazzi. Sono grazie. Sicura che ne saranno entusiasti. Benissimo, grazie. Benissimo. Salutiamo Giada e complimenti davvero. Grazie mille. Saluta a tutti. Vincent Campanelli. Lo saluto. Grazie. Ciao, grazie. Ancora musica dal ristorante Primo Piatto. E sentiamo chi suona. Alta band rielaborata, ricomposta in questo istante, proprio in questo momento. Eccolo. Tore Prole. E qui la sala si riscalda, l'atmosfera diventa più calda e si balla. To the fruited, how rude. A bop bop blue bop bop bamboo. I got a gal named Daisy. She know what just crazy. I got a gal named Daisy. She know what just crazy. She go to the east, she know to the west. I don't wanna lazy. I got the best. To the fruity, how rude. 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 A bop bop blue bop bop bamboo. Sack! I got a gal named Daisy. She know what just crazy. I got a gal named Daisy. She know what just crazy. She know to the west, she know to the east. Gone to the baby, I love the back. To the fruited, how rude. 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 Ba 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 blue ba 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 rock rock rock. Yeah. 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 She know what just crazy. Got a girl named Daisy. She know what just crazy. And I'm going to east, long to the west, long to the baby. I love the best.
how rude, to the rude, 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 how rude, ba ba blue, ba ba bam boo. Grazie. Gruppo formatosi in questo momento, per parlare tutti fruli, tutti fruli, e ancora rock and roll. While I sit here wondering, a matchbox on my clothes. While I sit here wondering, a matchbox on my clothes. While a little dumbo, you're gonna pick and come. Where the leaves is content, the bean of beat the farm. Well, I get a wanting, the bean is gonna love and farm. When I sit and talk down, the gonna wanna let me try. Rock and roll, saxophone! They're gonna be in town. Well, I see them gone town. They're gonna wanna love it wrong. And if we come back home, the baby gonna rip his song. Rock and roll guitar. The bean don't beat my comb. Well, I feel on down well, the day will be too strong. And I got no matches, who only gonna long way home. The bean no taken, the gonna wanna leave my home. I'm gonna feel on bone too, you wanna gonna be my comb. The feel on driving me, no be no more. Yeah, yeah. Sounds good, man. Sounds good. Wondering, a matchbox on my clothes. While I sit here wondering, a matchbox on my clothes. Well, I think I'm gone, and the beat is gonna be no fool. Well, I think I'm back, but the beat long tick and come. And to be contest, but I have been gone to door. When the key no matches, I win it gone a long way home. Yeah! Rock and roll, grazie, grazie. Rock and roll, rock and roll. La voglia di fare musica è tanta che comunque vada. Si uniscono agli artisti, gli artisti che sono in sala si uniscono insieme, abbandonano il palco, ritornano altri musicisti, adesso si è aggiunto il fisarmonicista che è bravissimo e che si è unito a questo gruppo. Che e anche il batterista è ritornato. Il batterista è ritornato, adesso c'è un altro gruppo, fino adesso abbiamo suonato rock and roll, vediamo adesso che genere musicale, perché noi non sappiamo quali sono gli artisti che in questo momento saliranno sul palcoscenico, chi suonerà, chi non suonerà. Eccolo, abbiamo preso strepitoso, io l'ho chiamato ai microfoni di Stazione 41 perché è stato il mattatore vero e proprio, non solo musicalmente ma come presenza scenica sopra il palcoscenico qui
all'interno del ristorante Primo Piatto di Civitanova. Sentiamo dalla viva voce innanzitutto il nome. Massimo Di Biagio. Massimo Di Biagio, che ve lo posso assicurare per gli amici dell'ascolto, è strepitoso. È un fan di Elvis Presley. Assolutamente. Ma il mio cuore batte per Carl Perkins, vabbè. Ma quanti anni è che suoni rock and roll? Da quando avevo 15 anni. 15 anni. 56. E 56. Mezza vita dedicata. Nato con rock and roll, con le vasette, muoio con le vasette, con il rock and roll. È una passione. E con la chitarra in mano. Con il basso, come Chuck Berry. Basso. Pura Chuck passione. Senti, ma questo gruppo, ultimo gruppo che ha suonato, è un gruppo... Mio. Un gruppo tuo? Sì, ah, sì. Quindi è il gruppo tuo, come si chiama? Stickheads. Ah, Stickheads, ma è il secondo gruppo che è stato... Max Rebel. Ah, Max Rebel, ok. Stickheads. Sempre nel gruppo dove sono presente io. Però si è unito l'armonica bocca... Sì, all'ultimo momento. All'ultimo momento, perché è bello. Il rock and roll non c'ha schemi, non c'ha schemi. Devi camminare come vuoi e dove ti porti il cuore. È bello che poi si uniscono dei musicisti con la band già formata, che suonano altri strumenti. Sì, il bello di quello lì, senza schemi, senza nulla. Pura energia, quindi sprigionata soprattutto da te, perché ti abbiamo visto proprio qualcosa di fantastico, sensazionale. Una domanda, avete date, vi esibirete da qualche parte prossimamente? Ma noi facciamo più di 40 date all'anno. Ecco. Rock and roll, party, tutte quante, note bianche, sempre con lo stesso modo di suonare, sempre con la stessa grinta. Come dico sempre agli altri, noi suoniamo per passione, ci mettiamo sì, il cuore quando si suona, e chi ci guarda lo capisce questo qui, perché noi facciamo passare questo messaggio, perché rock and roll è quello lì, o lo fai in una certa maniera, se no sprigionate energie e siete contagiosi. Certo. Beh, trascina, la vostra musica trascina, perché ha già trascinato diverse persone che hanno iniziato a ballare rock and roll tra i tavoli. Fino adesso la sala è stata un po' tranquilla, si è scatenata con succede rock sempre roll, così, succede sempre così. L'ultimo live che abbiamo fatto ci hanno tenuto 3 ore e un quarto. Ecco, non soltanto i fumi dell'alcol a quest'ora, ma è la musica. È la musica che... Comunque sabato il chitarrista nostro si è superato, non vedeva più nulla, l'ultimo pezzo. No. Fa parte anche del gioco, insomma, ecco. Non so se abbiamo finito questa Ho visto sera. Anche il batterista in trance agonistica, sì. Proprio un trance musicale, diciamo. Sì, lui viene da un'esperienza tipo Uragano Wu, lui suonava con Uragano Wu, non so se conoscete Wu. No. Roger Dalti, Peter Thompson. Mi documenterò personalmente. E il sassofonista? Il grandissimo Jerry Calzolari, se vuole lo chiamo. Sì, grazie, ma è bravo, eccolo lì, adesso lo chiamiamo ai microfoni. C'è l'intervista. Anche lui da 15 anni suona. Da quando aveva lasciato 15 anni. No, prima 8 anni. Bene, volevamo te al microfono, anche là, te, ciao a tutti, anche ciao. Te grazie. Anche te, per qual è la passione, perché la passione rock and roll? Ma la passione del rock and roll essenzialmente viene chiaramente dai tempi lontani, ma comunque ha una sua filosofia pura di divertimento, di grande adrenalina, che è solo adrenalina pura di movimento. E l'abbiamo visto questa sera, avete fatto scatenare mezzo tavolo, mezza sala. Perché è divertimento puro. Perché sì. È divertimento puro, bello. Non serve alcol e non serve nient'altro, serve solo divertirsi. Ho già detto che sprigionate energia e siete contagiosi. L'abbiamo visto.